5 sconfitte in 6 partite. Bastano gli assenti e la sfortuna per spiegare la crisi dei risultati del Bologna? Sicuramente la mancanza di uomini chiave come Detari, ed oggi il Bologna ha dovuto fare a meno anche di Iliev. Cabrini è uscito dopo 10 minuti, Poli ha giocato solo il primo tempo. È un macigno pesante da rimuovere, ma non si può ugualmente giustificare la preoccupante sterilità in zona gol. Contro un Cesena privo di difesa titolare, il Bologna ha tenuto palla 80 minuti su 90. Alla fine ha prevalso l'umiltà dei romagnoli, che si sono accontentati di presidiare con attenzione le zone nevralgiche del campo, creando 2 sole palle gol, una delle quali decisiva. In chiusura del primo tempo, occasionissima per il Bologna, invito di Mariani, sfiora di già, Vaas spedisce sul montante. Nella ripresa, ancora il rosso-blu in avanti, vi proponiamo 2 conclusioni di Vaas e di Verga, prima del gol che ha chiuso l'incontro. Al 21esimo, su classica azione di rimessa, Piraccini al centro, Verga tenta di rimediare, pallone sulla testa di Ciocci e Cusin è battuto. 39esimo, i dispiaceri per il Bologna non sono ancora finiti, Josic lanciato a rete e atterrato da Tricella, l'arbitro Beskin di Legnago non ha dubbi, è cartellino rosso. 46esimo, Bologna all'arma bianco, sull'11esimo corner ci sono tutti e 11 i giocatori rosso-blu, anche il portiere Cusin nell'area cesenate. Immagini poco edificanti in chiusura, seggiolini divelti che volano dalla curva bolognese. C'erano molti assenti nelle file rosso-blu. Ecco il fair play di Francesco Scoglio. Mister, lei si sente responsabile in qualche modo di questa sconfitta del Bologna? No. Che domande sono? Ecco invece le impressioni del più loquace presidente Corioni. Le 5 sconfitte di Mayfrede rispetto alle 5 sconfitte di Scoglio, che differenza c'è secondo lei? Ma le 5 sconfitte di Mayfrede non c'è una grande differenza, solo che si può dire che c'era un feeling diverso con la città, con i giocatori, perché Mayfrede veniva da un grandissimo campionato di Serie B, dove si è visto un grande calcio. Ed è chiaro che la città, così, mass media, la squadra era più benevola nei suoi confronti, per cui portava meno preoccupazioni per un dirigente, insomma.